Ed è la prima fila del Mugello con ancora una volta Valentino Rossi in pole position, accanto a lui Capirossi, Nakano e Max Biaggi. Il semaforo rosso e parte l'edizione 2003 del Mugello, la quinta tappa del Moto Mondiale. Benissimo Capirossi. L'attacco a Gibernau di Rossi e riesce a passare anche Gibernau in quarta posizione. Adesso Valentino Rossi, due sorpassi all'interno del primo giro. Biaggi su Nakano, entra Biaggi, si riprende la seconda posizione con Rossi sempre quarto, ma adesso l'attacco di Rossi su Nakano, l'interno di Rossi. Capirossi va largo, commette largo un errore, ma dovrebbe rimanere comunque al comando. Apre no. Capirossi, no, è Biaggi che gli passa davanti. Eccola all'interno Rossi. Oh, non molla niente Capirossi, lotta tra Rossi e Capirossi per la seconda posizione. Riesce a passare davanti Valentino Rossi. Oh, Capirossi su Valentino e su Biaggi, non ci riesce. All'interno Rossi. Gli rientra benissimo la Casanova Savelli. Forse l'attacco serio di Valentino Rossi, l'attacco serio di Rossi e passa davanti alla San Donato, la Repsol Honda HRC di Valentino Rossi davanti a Max Biaggi. Ma guarda la differenza di velocità che ha la Ducati di Capirossi e recupera ancora traversone, controlla la posizione di Biaggi e si butta dall'esterno, chiude la traiettoria, prende la corda e si rimette davanti Loris Capirossi. Che guida! Però Biaggi ancora l'interno, la lotta, la bagarre per il secondo posto tra Biaggi e Capirossi. Non molla niente di gas Capirossi, si riprende e va davanti, davanti al pubblico italiano. Tre italiani sul podio, Valentino Rossi in prima posizione, secondo e Loris Capirossi su Ducati, Max Biaggi su Honda in terza posizione, podio italiano.